Del nostro TG, numero di telefono, mettiamolo, teniamolo lì in sovraimpressione per garantire l'interazione con i nostri telespettatori. Abbiamo da riavvolgere il nastro e parlare della delusione di ieri, perché il Napoli non è riuscito in quella che sembrava una missione possibile, superare a domicilio l'Union Berlino, e una vittoria che avrebbe consentito alla squadra di Rudy Garcia di mettere un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions League e soprattutto di gestire con maggiore tranquillità, anche mentale, il periodo che è intenso, che si farà ancora più intenso tra poco, perché ricordiamo, domenica a mezzogiorno e mezzo l'Empoli farà visita al Maradona, dove il Napoli non vince dal 21 settembre scorso 4-1 all'Udinese, e poi nel mese che andrà fino al 12 di dicembre, quello sarà veramente il periodo della verità, per capire quali potranno essere le ambizioni della squadra di Rudy Garcia, detto che il Napoli affronterà in trasferta l'Atalanta, in casa l'Internazionale prima in classifica, e poi l'8 di dicembre in trasferta la Juventus. In mezzo ci sarà il Real Madrid, penultimo atto del girone C di Champions League, e il 12 dicembre quella che dovrebbe essere la finale per gli ottavi, in casa al Maradona contro lo Sporting Braga. Un po' di pagine che facciamo scorrere: il flop, il Napoli si ferma con Kvicha, Kvaratskhelia con le mani nei capelli. Per qualcuno Kvara non è stato brillante. Io credo che abbia provato a fare la partita, ci abbia messo tutto, poco accompagnato da una squadra in gran confusione, soprattutto dopo il gol segnato da Fofana per il pareggio dei tedeschi. Facciamo scorrere ancora le pagine. Napoli confuso. Regge il muro di Berlino, illude il gol di Politano, ma non c'è continuità. Garcia, passo indietro. La grande delusione, naturalmente, allo stadio per quella che sembrava una pratica possibile. Ancora, vediamo. In questa veloce rassegna stampa, Politano resta senza parole perché il calciatore, l'esterno del Napoli, ai microfoni nel dopogara, non le ha mandate a dire a se stesso e ai propri compagni, perché è davvero difficile spiegare il modo in cui il Napoli subisce il pareggio con una ripartenza fulminante da parte dei tedeschi. Allora, buonasera e bentrovato ad Antonio Ottaiano. Ciao Antonio. Ciao, ciao, buonasera. E allora, che cosa succede? Devo dire, me l'ha fatto notare ieri sera in fase di commento Salvatore Cagliazza, non è stata fatta la domanda a Garcia, la regola del 3. Dobbiamo vincere 3 partite di fila. Noi eravamo stati fin troppo ottimisti perché avevamo preannunciato un tris possibile con Salernitana, Union Berlino ed Empoli, e poi il rischio che il Napoli potesse fermarsi nella trasferta di campionato a Bergamo E contro l'Atalanta. E invece invece no, siamo punto le e a prossime capo. tre, Ma insomma. perché? Perché, ecco, Raspadori che dice dobbiamo avere più cattiveria. Ma perché il Napoli non riesce a dare continuità? Non c'è. Quella di ieri è stata indubbiamente una prestazione che lascia basiti. Il Napoli che aveva in mano la gara, praticamente in mano la gara, anzi, molto in determinate occasioni hanno giochicchiato, si dava la sensazione che giocassero come il gatto col topo. Poi improvvisamente prendono gol in modo sciagurato e si sfalda tutto, non riescono più ad avere idee, non riescono più ad organizzare, non riescono più secondo me, a credere anche nella possibilità della vittoria. E questo credo sia un altro limite di questione. Ha perso la sfrontatezza che aveva l'anno scorso, ha perso la sicurezza, l'autostima, la capacità di credere che poteva raggiungere qualsiasi risultato. I dettagli spesso fanno la differenza. Sai cosa mi è balzato all'occhio? 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro e la palla che continuava ad andare indietro. Incredibile, la palla continuava ad andare indietro. Anche vogliamo interpretare un po' le sostituzioni. Io non credo che ieri sulle sostituzioni Garcia abbia responsabilità particolari, No, se no, non no. Forse l'unica cosa sui tempi i tempi. potevano essere anticipate, che Esatto. alcuni calciatori non erano proprio in condizione di continuare, erano talmente stanchi che probabilmente perdevano anche lucidità. Forse, ecco, io qualcosa direi sul cambio Mario Rui e Olivera, ma per una semplice ragione, perché ad un certo punto, mettendo anche Simeone lì davanti, proponendo questo 4-2-4, alla fine mancava, non è mai arrivato un Un pallone pallone giocabile giocato. al centro dell'area di rigore. Perché? Perché probabilmente, tolto Politano che ha quelle caratteristiche, dentro Tolto Lindstrom che non ha Mario fatto male, no, secondo me, anzi, anzi. Ha anzi, e può dare il suo contributo, tolto perso la Mario Rui. nazionale, Ha Distro. perso la nazionale. Il che è un fatto
grave, insomma, però, per il ragazzo. Per il ragazzo è così. Ho visto Simeone un po' sottotono, ma dal punto di vista... Allora, molti giocatori hanno cambiato proprio l'atteggiamento rispetto allo scorso anno. Non c'è entusiasmo. Non c'è entusiasmo. Non c'è ecco entusiasmo. Probabilmente, anzi di certo, aver smarrito per strada le sicurezze, quelle cose, quei codici. Il divertimento. Loro si divertivano a giocare, avevano la sensazione di raggiungere il risultato, avevano la sensazione di poter lottare contro tutto e contro tutti, di poter recuperare qualsiasi situazione. Oggi queste certezze le hanno perse tutte. Le hanno perse perché non sono dotati di grossa personalità, le hanno perse perché quel meccanismo perfetto si è inceppato e loro non riescono ad uscirne fuori. Le hanno perse perché il timoniere non riesce a dare loro quelle sensazioni di invincibilità e di autostima. Questi sono gli interrogativi che dobbiamo porci. García, rabbia e orgoglio, non si può prendere un gol così, ha raccontato, poi ha incontrato De Laurentiis a fine gara, ma anche la conferenza stampa di ieri, che noi abbiamo trasmesso nello speciale Champions di Linea Calcio, mostra un allenatore che è in confusione, secondo me, perché García dice solo il risultato ci delude, i contenuti, quindi la prestazione, invece li riteniamo soddisfacenti. È chiaro che non è così. È chiaro che non può essere così. Continua a fare dichiarazioni poco pertinenti rispetto al contesto. Amaro García, vediamo, impareremo la lezione, speriamo presto, anche perché... Ma quante lezioni dobbiamo imparare? E vabbè, andiamo al telefono, non prima di aver letto qualche messaggio. Giovanni Cosmo ci chiede, ma domenica sarà ultima spiaggia per García contro l'Empoli? E poi Agostino Pignataro, non possiamo affrontare le partite dopo la sosta in questa situazione. Pur vincendo con l'Empoli bisogna cambiare, come fu con Ancelotti, che malgrado la vittoria in Champions fu esonerato dopo il pareggio in Champions pareggio con il Salisburgo, che comunque garantì la qualificazione del turno. Enzo Petrillo, la negatività che si sente, la rassegnazione dei tifosi, dei calciatori, il Napoli più brutto da decenni, forza Napoli, un saluto da Crystal Palace. E poi ancora Agostino scrive, i giocatori non hanno un obiettivo chiaro, se García continua a dire che bisogna solo arrivare nei primi quattro, i calciatori sanno che al minimo del gas ci si può arrivare comunque, non ne sono tanto convinto, non è detto, le partite le devi vincere, le partite vanno vinte. A Salerno, ragazzi, il Napoli a Salerno ha vinto una partita combattendo. L'ha ammazzata Elmas, ma è stata in bilico fino a 10 minuti dalla fine. Se la Salernitana è più propositiva, è più a qualche calciatore con qualità tecniche superiori, io non so se non prendiamo gol pure a Salerno. Quindi non ci sono, non esistono partite facili. Ma basta vedere ieri, ragazzi, ieri... Quelle arrivavano a 12 sconfitte di fila. Quella è una squadra, voglio dire, improponibile in Champions, eppure noi non siamo riusciti a vincere. Vediamo, ADL s'arrabbia, García ci crede, solo sfortuna. E ieri in conferenza stampa ha fatto riferimento alla sfortuna, al destino, al palo. Sì, è vero, il Napoli ha colpito un palo con Nathan e poi il gol annullato a Politano, ma anche i tedeschi hanno colpito il palo. E dirò di più, dopo il pareggio, la squadra più pericolosa è stata l'Union Berlino, che ripartiva. E ti dico un'altra cosa, Antonio, alcuni frame di Napoli-Lazio sono ritornati ieri sera. Cioè, quelle praterie davanti a quei due velocissimi. E per fortuna Beckers e Fofana. Molto più scadenti tecnicamente, quindi chiaramente hanno concluso poco. Comunque, motivi per allarmarsi ci sono. Anche l'Empoli è squadra che va battuta. Quindi non si pensi, perché ieri García ha detto questa mancanza di vittorie casalinghe terminerà domenica. Quindi ha dato l'appuntamento alla vittoria certa domenica contro l'Empoli. Ma il problema non è l'Empoli, noi vinciamo con l'Empoli, ma il Napoli non deve vincere solo con queste squadre. Il Napoli ha altre ambizioni, vincendo solo con quelle, diciamo, del lato destro della classifica. Facciamo poco. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera Antonio. Ciao Antonio, ben trovato. Buonasera. Buonasera. Allora, io purtroppo non ho preso visione alla partita ieri sera per problemi tecnici che ho avuto a casa. Però da quello che ho visto, gli highlights e tutto vario, mi è sembrato il solito
smarrimento del Napoli. Però volevo solo avere un'opinione da voi. Il presidente che si presenta agli allenamenti, che si presenta, che lo vedo molto più presente, non può essere una cosa che non va giù a Garcia, che non va giù ai giocatori, come se avessero un controllore addosso. E poi penso che il rapporto tra Garcia e ADL sia rotto, nel senso che quando ADL ha incontrato Conte, secondo me se l'è legato al dito Garcia, secondo me, sto sbagliando, perché sicuramente l'anno prossimo non sarà l'allenatore del Napoli Garcia, secondo il mio parere. Vedete voi, io non lo so. Datemi una risposta. Grazie Antonio. Due osservazioni, due interpretazioni che ci stanno assolutamente. Allora, sì, però il fatto che è il presidente, quindi a parte. Dico, essersi legata al dito l'incontro, comunque il tentativo del coinvolgimento di Conte, non significa che poi non devi operare al meglio, non devi. E che lui non voglia farlo. Sai perché arrivano, così come Antonio chiedeva, tanti messaggi di amici che dicono: ma non è che i giocatori remano contro Garcia. Ma non mi sembra proprio che i giocatori ce la mettono tutta, anche ieri ce l'hanno messa tutta. Anzi, se negli ultimi tempi, rispetto all'inizio, nessuno ha mandato a quel paese Garcia nelle sostituzioni, vuol dire che qualcosa nel gruppo si è ripristinata, almeno il rispetto è stato. Allora, lunedì Massimo Golini e Francesco Montervino davano la loro interpretazione, come se dinanzi ai fatti, agli scenari, che ne sono già succeduti tantissimi, è andato via il primo quarto di stagione, noi a cosa abbiamo assistito? Ad una squadra in difficoltà, una squadra che ha smarrito i codici, ai vaffa plateali, all'intervento di De Laurentiis, che incontra, fa bene Antonio a ricordarlo, perché non è un'invenzione giornalistica, ma è il racconto dei fatti, incontra Antonio Conte, la cosa non si fa, era stato sfiduciato pubblicamente Rudy Garcia, poi il ritorno sui suoi passi del presidente, la fiducia vicino alla squadra, con una gestione che di fatto resta commissariata, cioè l'osservazione attenta rimane. Però ragazzi, dopo quelle frizioni tra calciatore e allenatore, bisognava intervenire per forza. Io credo che il presidente deve intervenire per forza. O la decisione drastica a cacciare l'allenatore, il che evidentemente non è stato possibile, esatto, o fare in modo che si ricucisse il rapporto. E secondo me la sensazione che si ha è che il rapporto squadra tecnico pare in qualche modo si sia risistemato, anche forse in modo molto sommario, però. Ecco, volevo dirti, l'interpretazione dei due amici e colleghi, in maniera sommaria, come se le due parti, essendosi guardate attorno, avendo visto il presidente cui tu fai riferimento, la sua presenza lì, abbiano preso coscienza del fatto che bisogna andare avanti in un'unica direzione. Una sorta di separati in casa. Una sorta, come si dice, una sorta di armistizio, non che prima avessero litigato, ragazzi, è come tra l'uomo e la donna, ci si può prendere, non c'è condivisione, però dobbiamo andare avanti e poi alla fine vedremo cosa succede. Il problema non ci sarà, perché Garcia ha un modo di fare e lo possiamo interpretare dalle dichiarazioni post gare. Le dichiarazioni che fa lasciano intendere che lui ha un suo modo di valutare, di vedere le cose, di rapportarsi ai fatti, che probabilmente non è molto condiviso. Cioè, partiamo dalla prima dichiarazione, quando lui dice che non sa o non ha mai saputo, non si è mai interessato di cosa ha fatto il Napoli l'anno scorso, che cosa hanno fatto questi ragazzi l'anno scorso. Io credo che tutto parta da lì. Luigi Di Donna scrive, Luigi da Torre del Greco, sarà duro passare agli ottavi, se il Napoli è questo il Braga può passare il turno, l'ho visto giocare ieri a Madrid, se l'è giocata pur perdendo 3-0, allora di fatto
il Napoli va a Madrid, ma l'Union Berlino potrebbe anche battere Il il Braga. Braga, perché io facevo una considerazione prima. Guardate un po' come è strano il pallone. Se l'Union Berlino non perde al 95esimo con il A Real Madrid. Madrid per un rimpallo fortunoso, non perde con il Braga che vinceva 2-0, poi ha subito la rimonta 3-2, ha preso gol alla fine. Non perde con il Napoli all'andata, perché diciamola tutta, il Napoli ha fatto un tiro in porta con Raspadori e l'ha vinta. Oggi anche l'Union Berlino in un Era girone in così corsa. mediocre, perché va detto Mediocre, anche mediocre. questo, sarebbe stato in corsa. Livello bassissimo di questo girone, Basta. perciò il Napoli passerà automaticamente il turno. Insomma, non sono le due squadre, fortunatamente non lasciano presagire chissà quali colpe di coda. Il Braga è poco più dell'Union Berlina. Beh, io non sono convinto che il Braga vincerà facilmente con l'Union E Berlino il per prossimo questo dico, turno. perché il livello è quasi simile, Simile. insomma. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, Silvia, mi senti? Sì, forte e chiaro. Ciao, perfetto. Ciao. Saluto tutti. Senti, non sono il tipo di tifoso che dice bisogna cambiare, quello non è buono, quello non capisce niente, sai come alcuni fanno un po' così Ah, sommariamente. Dario da Però Lecce. sì. Ciao, ci siamo sentiti qualche volta. Sì. Però questa situazione io non la vedo per niente bene. Come avete detto voi, come dicono in molte, secondo me non c'è, proprio dal punto di vista psicologico, che è quello che io guardo sempre, non c'è, come si dice, l'unità di, non di intenti, a chiacchiere sì, ma tu vedi un Garcia che mi sembra più, non so, voler difendere il proprio punto di vista, un po' orgoglioso, non so se... Un po' i francesi vogliamo, però sai, questo fatto di pensare che sono superiore qua, là, cioè, non lo so, io vedo qualcosa che non quadra. E una cosa mi ha colpito, diciamo, tecnicamente, al di là di tutto quello che avete detto. Nella partita di ieri ho visto due volte, in particolare una mi ha colpito, Politano farsi 100 metri per andare a pressare il portiere. Ma se ci vai da solo e ci sono due terzini e Insomma, nessuno li va a pressare, poi il povero Vizio si fa una corsa, spreca fiato, si demoralizza pure. E non ottiene niente perché chiaramente il portiere passa la palla al terzino. Cioè, non vedevo quell'unione anche di intenti. Non so, una volta è andato anche Cavazzelli. anche di No, no. movimenti, perché la Non squadra c'è organizzazione di esatto, squadra. cioè, ho visto cose isolate, cioè sempre isolato. Sì, in attacco siamo bravi, abbiamo tecnico, ok, ma in difesa però prendere quel gol, mamma mia, Ma cioè ora voglio vi dire. aggiungo, Dario, rimani lì al telefono. Non è un caso. Il Napoli come le ha vinte le partite? Il Napoli le vince grazie alle individualità, cioè alla straordinaria qualità dei suoi interpreti. Nel momento in cui i flutti si increspano, quindi la partita si mette male per un episodio, lì c'è una incredibile difficoltà di riorganizzarsi perché ho la sensazione che manchino proprio i codici, cioè ci Non sono c'è, dei non momenti nelle c'è. partite che le squadre di calcio riprendono a memoria Ciao. con E quello che... riprendono a ripartire. Ecco, O no? dico, almeno i giocatori dicessero ok, non ce ne frega di quello, non dico di quello che dice l'allenatore, giochiamo come l'anno scorso, però Ma manco ci non è chiedono, mica tanto no, so che non si può semplice. fare. Però a questo punto sai qual è il problema? Che Anche, c'era anche scusami prima. Dario se ti interrompo, Dimmi. perché tu hai fatto riferimento al gol subito. Ieri Italia è stata molto brava a fare due volte la domanda a Rahmani in mix zone, perché sai, i calciatori parlano in calcese, nel senso Calcese, che quello, non dico sì, niente. abbiamo preso gol, non si può prendere gol così, questo lo sappiamo anche noi che abbiamo visto la partita. Punto. Italia lo ha incalzato e gli ha detto, d'accordo che è stata fatta una cappellata, ma voi lo sapete dove dovete stare Oh no. o no? E Rahmani ha detto: certo che noi sappiamo dove dobbiamo essere posizionati quando battiamo un calcio d'angolo, sappiamo qual è la nostra posizione, sappiamo i movimenti che dobbiamo fare, e però, quindi io sicuramente l'allenatore, poi c'è la responsabilità di alcuni giocatori che sono molto sottotono, molto Sì, sottotono. come se, ma anche secondo me psicologicamente non è un fatto fisico, cioè Sì, non ci pure manca io credo sia più quell'entusiasmo. mentale che fisico. Esatto, io sono convinto che questo, perché voi la fisicità la trovi, a meno che non stai alla fine del campionato, ma non siamo alla fine, dovremmo stare in un periodo insomma buono, eccetera. Però a questo punto sai qual è la domanda finale? E chi viene? Perché io a questo punto ci vuole un allenatore che ti dia entusiasmo. Io non penso neanche che Conte chissà.
Cioè, sì, è un allenatore morale, un allenatore di pancia. Uno che faccia la psicologia in questo momento, uno che sia uno psicologo e riesca a ricompattare e dare entusiasmo ai giocatori, può essere Mazzari, non lo so, ma non quelli che si agitano, un allenatore che si agita. Certe volte quando l'encefalogramma è piatto bisogna buttare le cose per aria. Hai capito? Sì. Cioè, qui mi sa che per forza bisogna fare qualcosa, altrimenti io dico una cosa, faremo un campionato proprio mediocre, speriamo bene. Non sono molto ottimista, però perché manca quel fattore psicologico, hai capito? Cioè, se ci fosse quello, dice, vabbè, abbiamo perso, però sì, gli abbiamo lottato, è stato un caso, una cosa, eccetera. Invece no, abbiamo perso uno dei fondi, hai capito? Va bene. Però non so chi possa venire a questo punto, ti giuro, ma pure Cannavaro, pure... No, no. Non lo so, che non ha credibilità, però a volte no, non è questione... Non ha credibilità, io penso, francamente, ragazzi, che a meno di stravolgimenti proprio clamorosissimi, che potrebbe essere la vittoria del Napoli, dell'Empoli. No, ma no. Ma non vorrei arrivare a questo. Non è così presso la sostituzione dell'allenatore. Lo so, per tanti motivi. Questo voglio dire però. Io. Per me si va avanti così. E questo è giustificato dalla vicinanza di De Laurentiis anche oggi alla squadra. Perché De Laurentiis un po' lo abbiamo conosciuto in questi anni. Se prende la decisione, o se la matura, di certo non sta a Castelvolturno, vicino alla squadra, perché sa quando deve... Lui sa che in questo momento non può farlo. O non ha l'alternativa per farlo. Che alternativa a questo punto, dico, come dicevo lui, ECG piatto è un guaio. Vabbè, comunque... Grazie, okay. Dario. Grazie a voi. Ciao. Ciao. La questione è che è una squadra spenta. Vive di episodi dei singoli, ma è una squadra spenta, una squadra che non ha autostima, una squadra che non ha più la sensazione di poter raggiungere il risultato, infatti crolla tutte le volte che prende gol. Appena va in difficoltà. Va bene, dobbiamo fermarci, break pubblicitario e poi ripartiamo. Eccoci qui, rientriamo in diretta, sono le 20:29, vi ricordo che dopo di noi ci sarà l'appuntamento in prima serata con Res Publica, trasmissione di qualità e gli approfondimenti dei nostri colleghi. Intanto Oliva Pellegrino Rocco scrive, vergogna al di là di chi entra, ma i cambi si fanno al 90°, vergogna come sale il livello dell'avversario, il Napoli non è un bel Napoli, soprattutto Garcia, abbiamo risuscitato una squadra di giocatori poco in forma, 12 partite perse consecutive, non segnavano da 5 giornate, grazie a tutti quei tifosi che sostengono Garcia, ma non bisogna fare gli schieramenti. Però dobbiamo dire una cosa, sul gol è vero tutto quello che diciamo su Garcia, però qualche calciatore poteva pure rendersi conto che c'erano due frecce e il solo Lobotka nell'ipotesi di rinvio non poteva reggere, e Mario Rui poteva pure, invece di andare verso il centro della porta o di Meretta, andare sull'attaccante che poi ha avuto la palla. Voglio dire, qualcosa va imputato anche ai calciatori. Nessun calciatore ha notato che era da solo con due di loro che erano irraggiungibili. C'è stata una leggerezza incredibile, una superficialità incredibile. Ma tutta la partita. Tutta la partita. Pure nel tentativo di raggiungere il 2-0 siamo stati superficiali. Perché il Napoli, prima di prendere gol, ha avuto almeno due o tre occasioni lì davanti, ma nell'area piccola di Ronno, clamorose, anche lì si è stati leggeri. Io dico una cosa, perché penso che all'interno dello spogliatoio loro abbiano consapevolezza di essere convalescenti. Quando si è convalescenti, ma in tutti gli sport, anche la partita più sulla carta semplice va affrontata con il coltello tra i denti, perché la vittoria è l'unico rimedio, l'unica medicina. Il fatto grave è che non vedi nessuno che si incazza, né calciatori in campo rispetto ai compagni che sono leggeri dal punto di vista della concentrazione, della giocata, né dalla panchina. E quindi questa è un'altra mancanza che incide molto poi sul risultato finale. Marcello De Franchis, Marcello da Liverpool, crollo che non sia successo nulla di grave ieri, Inter, Juve, Atalanta contano
anche se perdesse contro il Real Madrid 3-0 non sarebbe un problema, tanto il Napoli non poteva puntare al primo posto del girone. Ok, Marcello Vabbè, su dice, questo possiamo essere d'accordo, l'unico cioè contano aspetto di più, positivo. Contano quelle di campionato con Atalanta, Inter e Vabbè, ma Juventus. l'unico aspetto positivo è che comunque poi alla fine primo la non lo eri. qualificazione si raggiunge, difficilmente poteva essere primo, e dopo la sconfitta in casa addirittura era completamente impossibile arrivare primi nel girone. Sempre, scrive Rosario Izzo, che saluto con affetto, sempre in linea con le emozioni del calcio, ci fa i complimenti, aggiunge, visto che Lobotka gioca sempre, da essere stanco e a rischio infortuni, ma non si può rivalutare il buon Demme, che non è così male da stare lì ai margini della squadra. Grazie di cuore, grazie a te, ma lì sono questioni extracampo, perché io penso che a uno come Garcia, cioè che a Garcia uno come Demme, a qualsiasi allenatore faccia Ah. comodo un giocatore così in rosa, ma se è finito ai margini, io credo che siano vicende e accordi con la società o posizioni, diciamo, contrastanti, per le quali è stato detto a Garcia questo, non contare su questo qui perché è fuori dai radar. E poi, questo è interessante, Gabriele Carra. Tutti voi, inizio campionato, grande De Laurentiis, scelta giusta, l'uomo giusto per continuare a riconfermarsi, adesso dimostrate come sempre di essere ciarlatani, per questo vincete ogni morte di Papa Sapientoni. Sono sicuro che tu sia un affiliato al 38 che è simbolo acclarato di fraudolenza, su questo non ci piove. Devo dire che per quanto tu dimostri una fede calcistica antitetica a regole, leggi e sentenze, su una cosa dici bene, nel senso che noi avevamo fiducia, Ciao. cioè io, non io ero veramente convinto che Garcia fosse la scelta Ma io migliore. l'ho dichiarato tranquillamente, no? Che fosse il miglior rapporto qualità-prezzo che poteva scegliere il Napoli. Non avevo valutato l'aspetto caratteriale. Io credo che l'aspetto caratteriale di Garcia sia stato determinante. Forse mi sbaglio, ma credo che il suo approccio con la squadra, con lo spogliatoio, con le sue idee, il non accettare cosa è stato fatto l'anno scorso, ma tutto questo non era prevedibile. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? No, allora non c'è più l'amico in linea. 081 014 42 63 per intervenire. Squilla il telefono, leggo ancora qualche messaggio. Vediamo un po', vediamo un po'. Bruno Izzo, io credo che il presidente lo manderà via dopo la partita con l'Empoli, che è l'ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Vorrà dire che non vinciamo neanche con l'Empoli? Io credo che se il Napoli vince, come sicuramente avverrà, bisogna rinviare eventualmente la decisione. Non credo che lo mandi via. C'è una logica anche in questa mancanza di vittorie casalinghe, dove tu devi fare la partita, sai, giocando in trasferta e contro avversari, perché ad oggi al Napoli di Garcia manca ancora lo scalpo di una squadra eccellente, di una squadra forte. Cioè tutte le squadre forti incontrate. Forti, ma se parliamo poi di Lazio e Fiorentina, il forte è un termine Forse eccessivo anche. Appena l'asticella è si salita alza. un po'. Il Napoli non ha perso con Lazio e Fiorentina, ha pareggiato a Bologna, ma Bologna poteva anche vincerla, diciamola tutta. Ha pareggiato Pareggiata a Genova. a Genova, il Genova è una squadra sicuramente abbordabile e normale, ha perso con il Real Madrid. Ora arriva il momento chiave della stagione. Sì, dopo l'Empoli ci sono tre gare fondamentali, è lì che poi alla fine si decide di che passo è fatto. Se si riesce a superare, io non credo che il Napoli possa diventare un'altra squadra, sarà questa. Si farà fatica con tutte e tre le gare, probabilmente ne perderemo forse più di una. Io spero di no, però credo che sia questo il periodo in cui verrà a gallo tutto il limite e probabilmente sarà presa la decisione. Gaetano Moretti scrive: attenzione all'Empoli, sono ragazzi che corrono e forti tecnicamente, dobbiamo sperare sempre nell'individualità. Diciamo con onestà, a questo punto va bene anche Mazzarri o Paolo Sosa.
Poi Giuseppe Pantaleo, detto Pinuccio, scrive: Garcia dopo le gare non vive con i calciatori come al contrario faceva Spalletti, cioè questo senso di distanza. Poi noi non lo sappiamo, perché poi ogni persona ha il suo carattere, ha la sua personalità, sì, vabbè, ma... e può dimostrare all'esterno la sua maniera. Questo quindi. Poi non necessariamente poi tutti debbano avere lo stesso modo di essere, ma sicuramente il rapportarsi alla squadra dal punto di vista dello spogliatoio, probabilmente bisogna che si colga l'esigenza dello spogliatoio, l'esigenza dei ragazzi, che poi alla fine tu sei o hai una struttura legata all'età, una crescita professionale differente da ragazzi che per quanto professionisti restano dei ragazzi. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera, sono Antonio da Napoli. Ciao Antonio, buonasera, ben trovato. Niente, volevo dire che riguardo il Napoli stanno un po', diciamo, secondo me, cominciando diciamo, dei giocatori, dei portieri, della Laurentiis, dell'allenatore, perché non è che dobbiamo dare tutta la colpa all'allenatore, perché Varaschelle fino all'anno scorso al gente dice che era un campione. Lui la porta, ieri non ha visto la porta 100 tiri, Politano è la stessa cosa, Raspatore, amore di sta a fare delle partite bellissime, però non vede la porta. Allora non diciamo che l'allenatore, diciamo che non, diciamo, non voglio offendere, non è buono, però non è che chiama tutta la colpa all'allenatore, come dicono loro. Allora per me, ieri ho sentito su un canale privato, sì, sempre come parlano loro i giornalisti, no questo qua, ci mancherebbe, figuratevi, che parlavano di Osimhen. Allora io voglio capire una cosa, ma quando sta Osimhen, il Napoli non conta niente. Se lei il Napoli non conta niente, perché abbiamo comprato Raspadori, Simeoni, quell'altro attaccante, l'Amson, ci dimenticare come si chiama, non lo so, sono io che non riesco a capire il Napoli, oppure sono io che non capisco, oppure sono qualche giornalista, scusa, non voglio parlare questo canale qua, attenzione, no, vai, oppure qualche giornalista dice, ma chi dice manca Osimhen, e chi è Osimhen? Lo vado a te, perché non devo fare a te, no. Uno solo se poteva mancare in Donato, Maradona, che quando ci mancava Maradona ci mancava tutto, ma Osimhen, abbiamo pigliato torno a ripetere, la Spadone, Simeone, apposta Osimhen. Ma allora si chiede che non sono i toni, perché ce l'abbiamo comprato per 30 milioni e 40 milioni? Per me, sinceramente parlando, io l'ho sempre detto, se vi ricordate voi, con la penna in mano, perché non so il nome, non mi ricordo il nome. Sì, vabbè, fa niente. Io ho sempre detto a voi che a me mi piaceva Beto, oppure quell'attaccante che giocava nella Roma, là, quel marocchino algerino, là, non mi ricordo come si chiama, che non ci sta più. Sulla Spadore e Simeone, da parte mia, possono essere anche ottimi giocatori, però a me, sinceramente parlando, non mi piace. Sei stato molto chiaro, Antonio. Grazie mille, buon presente. Grazie è a te. Una bellissima trasmissione. Grazie a te, no, sei gentile, sei anche un personaggio. Perché... La questione di Osimhen, voglio dire, sì, effettivamente, pure perché l'anno scorso abbiamo vinto 7 partite. Insomma, quando è mancato Osimhen, è stato il Napoli più bello della stagione. Abbiamo poi, vinto 7 partite. Attenzione. Non sto vaneggiando, è ovvio che se hai Osimhen, gioca Osimhen tutta la vita e non si tocca. Probabilmente ieri lui si inventa il gol, perché è uno che lo fa, ti fa vincere la partita, indubbiamente. Però in altre circostanze il Napoli ha giocato senza e ha fatto. Però i problemi sono altri. È il gioco. È il gioco, è proprio la fatica che si fa e che tu hai fatto ieri. Ad un certo punto, la sensazione, sapete qual è stata? La sensazione è stata quella di rivedere Napoli-Verona 1-1. Cioè, primo tempo non bellissimo, ma comunque tu ti mantieni nella metà campo dell'avversario, poi hai merito e fortuna di trovare il gol, poi subisci il gol e questo pallone che non va mai in avanti, questo pallone che finisce sempre indietro, nessuno che si prende la responsabilità. Perdi la certezza, perdi la sicurezza, perdi l'autostima. Il problema è perché sta squadra ha perso tutto questo. Torniamo al telefono, pronto? Per te e al tuo ospite, sono Ciro da Rosera. Caro Ciro, ben trovato. Niente, Silver, se ti ricordi, non voglio, però ti voglio far rammentare una cosa. Ti ricordi l'anno scorso quanti risultati io ero capace di indovinare del Napoli, sia in Champion che in campionato? Sì. Quest'anno
non sono capace di attaccare uno, come mai? Ma non si sa, comunque lasciamo a parte questa cosa, questa battutaccia, però voglio dire una cosa, all'inizio campionato, di questo campionato, ho detto pure un'altra cosa, che questo signor Garcia ci porta in Serie B, e nessuno me lo toglie dalla testa, perché non è accettabile. Silver Garcia è presuntuoso, è un dittatore, o si fa quello che dice lui, ma è possibile che noi prendiamo un gol in quel modo? E tu sulla panchina che ci stai a fare? Tu quando vedi che sta la situazione, gli altri arbitrare, per arbitrare là dietro, ma poi noi la nostra difesa, e lo ripeto altre mille volte, la nostra difesa è l'attacco. Quando non attacchiamo noi siamo persi, e con Garcia siamo proprio in fondo, andiamo a finire male. Anche dopo Garcia, già te l'ho detto, già se ne doveva andare da prima. Io l'altra volta dissi un fatto, se Garcia comunque li lascia a giocare a modo loro, più o meno possiamo andare avanti così. Ma dopo ieri, lo squallore, ieri mia figlia è andata a vedere la partita, io non ci sono potuto andare. Ha detto, papà, mi sono meravigliato, cioè, io che non capisco niente, una ragazza di 23 anni è andata con il fidanzato, ha detto, non ci capivo, ma erano tutti quanti come se stavano sballati, bappinati, non si sapevano, sì, fra di loro, sì. Non giocano come devono giocare, perché porta, non lo so, un condizionamento sbagliato. Garcia porta un condizionamento sbagliato ai giocatori. I giocatori giocano per Gugan, ma non ci fanno più a supporto a Garcia. Silver, ieri sera è stato uno squallore, è una cosa inaccettabile, non si può accettare. Per me è una sconfitta, non è un pareggio. Quando si pareggia in casa, per me è meglio avere una sconfitta che non un pareggio. Vabbè. Va bene? Ok. Buonasera. Grazie, Silver. Grazie Ciro. Ciao. Indubbiamente non... Il Napoli non gioca più da squadra. Il Quello vero problema è questo. Non gioca più da squadra. Tu non hai la sensazione che è una squadra di calcio. Ma è un insieme di persone, in alcuni momenti addirittura tra loro scollegati, poco coordinati, e vanno avanti in certe partite proprio per la straordinaria bravura dei singoli. Dei singoli. Ma la squadra non c'è, non è una squadra, o comunque non è la squadra che eravamo abituati a vedere, nonostante gli uomini sono gli stessi. Andiamo al telefono ancora, pronto? Pronto, buonasera, sono Nicola di Aversa. Ciao Nicola, ben trovato, buonasera a te. Ciao Silvia, io ti ho telefonato dopo Napoli-Real Madrid, quando abbiamo perso in casa. Sì. E ti dici che noi con 8 punti saremmo stati qualificati, visto che purtroppo con 8 punti ci qualificheremo sicuro, anche con 7 punti se nel caso l'Union Berlino batte lo Sporting. Sì. Per quanto riguarda la partita di ieri, io do tutta la colpa a Garcia, perché Garcia è l'unico che può vedere dalla panchina. Non ci sono queste marcature preventive su un calcio d'angolo. Tu che sei dalla panchina vedi che c'è un attaccante, perché l'Union Berlin è venuto solo per fare contropiede, c'erano quei due, Fofana e l'altro, e Beckers, che stavano solo per fare contropiede. Tu dalla panchina vedi queste cose. Cosa voleva dire? Però Nicola, io sono d'accordo con te, dalla panchina lo vedi. Ma quelli che stanno in campo, proprio perché non sono dei novizi, non sono dei pivelli, ma sono giocatori. Non abbiamo un allenatore in campo noi. Non abbiamo un calciatore che riesce a fare questo. Però, dobbiamo prenderne atto. Però Antonio, quelli che ci sono comunque giocatori di esperienza. Dalla bandiera, quando doveva richiamare, io mi ricordo un aneddoto di Spalletti che va alla schiera. Stava sempre in fuorigioco, lui lo richiamava. Vabbè, viveva diversamente la partita con il difensore. Ma non è che, guarda, che è vero che Spalletti viveva e vive molto diversamente la partita, non è che Garcia sia lì passivo. Il problema è che, perché si agita, si sbraccia, sì. O non,
o non la legge, cioè o non legge, ma non posso crederci perché comunque, no, oppure no, fa fatica a trasferire. Fa fatica a trasferire probabilmente, oppure ha delle idee che non compaciano con... Io mi convinco ancora di un qualcosa, che loro negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo avranno detto chiudiamo questa partita, sì, in modo diciamo inconcepibile, in un modo che non riesco ancora a concepire oggi come oggi. Se vuoi chiudere una partita, una squadra mediocre che non gioca, che è venuto a Napoli solo per fare contropiede, falli attaccare a loro, che noi abbiamo le armi per poterli diciamo, colpire. Poterli colpire. Vabbè, c'è stata una gestione per niente accorta in quella fase della partita. Io sarei comunque curioso di sapere come lavora. Non lo superiamo, speriamo. Io mi auguro che prenderò il Feyenoord, il Real Sociedad. Vabbè. Grazie, vabbè, ciao Nicola, grazie. Come lavorano? Questo sarei sarebbe curioso di sapere come lavorano durante gli allenamenti o come concentrano, su cosa concentrano l'attenzione. Le dichiarazioni di Rachmani, no? Circa noi sappiamo come posizionarci nei calci d'angolo a favore, mi lascia pensare che probabilmente altri tipi di situazioni non si presta forse la dovuta attenzione o ci si concentra poco su altre tipologie di situazioni. Sta di fatto che il Napoli è slegato, molte volte i calciatori mostrano proprio difficoltà nel saper cosa fare o come gestire la palla, cosa che era la prerogativa di questa squadra, no? La velocità nel giro palla, anche l'organizzazione, la lettura dei movimenti. C'era sempre un'alternativa a chi aveva la palla, quindi significa che c'era un lavoro fatto che dava possibilità al gestore della palla di scegliere tra varie alternative. Oggi ti ritrovi che il calciatore torna indietro perché non sa a chi dare la palla. E va bene, dobbiamo fermarci? Break pubblicitario e poi ripartiamo. Eccoci qui. Sì, Domenico Esposito fa notare che lo Sporting Braga la prossima gioca con l'Union Berlino a domicilio. Sì, lo sapevamo. Quindi, ma non, questo non cambia la sostanza delle cose, perché sono due squadre che si equivalgono, ma ti dirò di più. Per come è arroccata e chiusa la squadra tedesca, l'Union Berlino, secondo me, non perde in casa del Braga. Ma se noi vediamo le trasferte dell'Union Berlino, voglio dire, sicuramente sono state prestazioni migliori rispetto alle gare giocate in casa. Se tu pensi che il Real Madrid ha fatto gol all'ultimo minuto, se non il recupero, e ieri a Napoli non hanno perso, probabilmente questa è una squadra che il meglio di sé lo dà in trasferta. Anche perché di idee per costruire il gioco non è che ne abbiano tante. Invece con quei due che corrono come dei centometristi probabilmente può mettere in piede qualche contropiede interessante. Al telefono c'è Luca. Ciao Silver, buonasera. Ciao, saluto carissimo. Saluto te e il dottor Ottaviano. Allora io dico che questa, diciamo, è una squadra che è molto scollata nei reparti, anche con la Salernitana non ha giocato bene. E l'allenatore che, diciamo, non ha più presa, diciamo, quei calciatori, sia dal punto di vista della comunicazione sia dal punto di vista tattico, non convince per niente, anche perché ieri ha detto che il contenuto della gara è stato buono, calciatori, Raspadori che è intervenuto, diciamo, in questa zona, ha dato, diciamo, la colpa al reparto difensivo, così come Politano. C'è molto nervosismo, io vedo che i calciatori sono molto nervosi, anche, diciamo, Garcia, diciamo dice delle cose diverse da quella che è il contenuto, diciamo, della gara e il gioco. E, è una squadra, diciamo, che si fonda soprattutto, diciamo, su delle prodezze individuali, ma il gioco non c'è. E io, diciamo, preferirei andare o su Mazzarri o su Tudor, che sicuramente
diciamo, sapranno diciamo, riassettare la situazione, perché qua c'è bisogno praticamente di un allenatore che faccia giocare la squadra corta, diciamo, che esce con due tocchi, la palla sullo Bottega. Anche ieri Raspadori ha toccato pochi palloni, Simeone non gioca, e diciamo, tutti, e poi si sta svalutando molto Lindstrom, al di là del fatto che, diciamo, non c'è Osimhen. Io praticamente l'avrei esonerato già dopo Firenze, anche, diciamo, ieri praticamente la squadra, dopo 12 partite, come ieri ha detto Caiazza in trasmissione, dopo 12 partite abbiamo risuscitato e abbiamo fatti pareggiare in casa una squadra praticamente che Bonucci rideva in mezzogiorno, perché anche lui, diciamo, non credeva di fare 1-1 a Napoli. Silver, che ne pensi tu? Grazie, buonasera. Ciao, ciao Luca, hai fatto un'analisi complessiva. Mi sembra sì, abbastanza condivisibile come analisi, è la sintesi un po' di quello che diciamo da tempo. Indubbiamente è una squadra slegata, è una squadra che ha perso ogni identità, ha perso ogni riferimento, i calciatori probabilmente hanno perso autostima, non è più una squadra, i reparti sono slegati, tu vedi che tranne per alcuni tratti di alcune gare, quando c'era proprio quella esigenza di dover fare la partita, ma con cattiveria, con aggressione, con determinazione, siamo riusciti a recuperare qualche risultato. Per il resto non è convincente, anche se alcune gare le abbiamo vinte. Vedi la Salernitana, vedi l'Udinese, vedi Lecce. Ma perché la squadra è forte. È troppo forte, ma non è convincente come squadra. Noti che non gioca più da squadra. L'anno scorso era una squadra con delle individualità fortissime. Oggi restano le individualità che in alcuni momenti chiaramente perdono anche alcuni riferimenti. È vero. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì. Silvio, sono Pino. Ciao carissimo Pino, come stai? Bene, bene, tu come stai Silvio? Piacere di sentirti, sempre. Anche il mio, molto piacere, e un saluto anche al tuo ospite. Che dici, Pino, allora? Volevo solo chiedere una cosa. Pensavo una cosa stasera io. Ma visto che queste partite più o meno sono tutte uguali, ormai ci sta quasi togliendo la voglia di vederla la partita. Io credo una cosa, qualche senatore nello spogliatoio magari attenta di farglielo capire con i dovuti modi, perché se no si rischia una cosa, Silver, secondo me, se dallo e dallo questo si mette la squadra contro e pur di farlo cacciare succede quello che noi non vorremmo che succedesse mai. No. Non lo so, Pino, se si è... Io non so cosa si debba dire. Il problema è capire cosa si debba dire. Poi la squadra ma io non credo che questi sono calciatori che remano contro se stessi per remare contro l'allenatore. Non lo so. Però mi perdoni, ci sta facendo fare figuracce non solo in Italia, ma anche in giro per il mondo adesso. Voglio dire, allora questi giocatori si deprezzano andando avanti così. E quindi forse... credo io, no? No, ma detto solo subito. Ma la tua analisi è corretta, ripeto, io non credo che questi calciatori siano calciatori che possano giocare contro se stessi. E questo probabilmente giustifica quei momenti di disorientamento che mostrano in alcuni momenti della gara. Quando li vedi disorientati, quando danno la sensazione di non sapere come portare avanti la gara, probabilmente è dovuto a questo, questa incapacità di riorganizzare le idee, perché non ce l'hanno le idee. Ripeto, io sarei curioso di sapere come lavorano. Io chiedo una cosa, allora parto da un presupposto che secondo me non è all'altezza della situazione e va bene, però quello che più dà fastidio è che è presuntuoso e cerca sempre di scaricare le cose sulla squadra o su qualche calciatore della squadra. Cioè, questa cosa è bruttissima. Sì. Assumiti le responsabilità. Questa squadra l'anno scorso abbiamo
incantato il mondo del calcio. Quest'anno è possibile che la stessa squadra stiamo facendo il contrario? Io non ci posso credere. Non posso credere che Kim era l'angelo custode Non è solo questi i limiti che sta mostrando questo Napoli. E non può essere uno solo, un solo calciatore, per quanto fortissimo, a determinare questo stravolgimento. Vabbè, Pino, ne parliamo. Grazie intanto. Grazie a te, Zilber. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio fortissimo. Ciao, Pino. Grazie. Allora, Mimmo Cusano, vorrei chiederti cosa faresti con Garcia al posto di De Laurentiis. Saluti da Roseto degli Abruzzi. Cosa farei? Avessi un'alternativa certa e, essendomi accertato, perché noi parliamo dall'esterno, ragazzi, le cose vanno vissute e vanno conosciute. Ora De Laurentiis, che vive a strettissimo contatto con il suo allenatore, con i dirigenti, con i calciatori, avrà abbondantemente maturato la sua idea. Non possiamo sostituirci, però mi fossi io accertato delle responsabilità di questo allenatore e avessi ottenuto già la disponibilità di un altro, ma prima scelta, non un riempitivo. Silvio, se tu vai ad analizzare responsabilità, ma rispetto a cosa? Se noi vogliamo analizzare, tranne qualche sostituzione, tra virgolette, discutibile, non si può puntare il dito contro qualcosa. È un trasferire delle sensazioni, è un vivere l'atmosfera che è praticamente il segnale del cambiamento. Questa squadra, ripeto, dà la sensazione di non essere più una squadra vincente, di non essere più una squadra. Ma come fai a dire l'errore sta in quel scelta o in quella cosa detta? È complicato, quindi la valutazione va fatta andando a considerare altri aspetti che quelli della singola scelta, del singolo momento, della singola sostituzione. Io credo che sia un rapporto, è un modo di pensare calcio, è un modo di pensare cosa deve fare la squadra, è un modo di leggere le partite, è un qualcosa di più complesso che imputa. Che cosa vai a dire, Garcia? Dove sta sbagliando? Io farei fatica a dire dove. Poi è chiaro, gli si può dire forse la sostituzione andava fatta 20 minuti prima. Vabbè, ma è molto relativo, non è questo l'argomento su cui concentrare l'attenzione. Andiamo al telefono, pronto? Sì, buonasera, sono Gaetano. Ciao Gaetano, ben trovato. No, ti ho scritto anche il messaggio prima, però ti ho chiamato perché voglio farmi capire meglio per quanto riguarda la situazione, perché qua non stiamo nemmeno più dormendo la notte. Allora, io per quanto riguarda i calciatori niente da dire, per me tutti si impegnano dal primo all'ultimo minuto, però diciamo sempre le stesse cose, tutti quanti, però qual è il succo della situazione? Come diceva giustamente il tuo ospite, non si può mettere con due ragazzi come Fofanà e l'altro con la box a ultimo uomo dove si calci d'angolo. Ma questo non lo devo dire né io da casa giovane né il tuo ospite. È l'allenatore che sta sul campo che avrebbe dovuto già capire prima del calcio d'angolo che era opposto uno mettere qualcuno più veloce, eventualmente una ripartenza. E questo è per quanto riguarda i calci d'angolo. Per quanto riguarda la situazione, mi sai spiegare perché queste le sostituzioni loro l'hanno fatte dopo subito i gol? Noi l'abbiamo fatta a 5-6 minuti dal termine, incominciando dall'infortunio di Lobocca. Quando poi domenica a mezzogiorno abbiamo un'altra partita, e come ti dicevo, sono ragazzi tecnicamente forti e che corrono, e a questo punto, vista la situazione, ho paura anche dell'Empoli. Non bisogna assolutamente sottovalutare nessuno. No, in Italia non va sottovalutare nessuna squadra. Vedi l'Empoli a Firenze. Appunto, è proprio come la verità la sta dicendo tutti i giorni, anche sui social, la tua collega Italia, quando dice che in vista dice domani è un altro giorno, che pioverà anche domani, questo è il problema.
Vabbè, scusami lo sfogo. No, è per carità. Ciao, grazie. No, ma indubbiamente è così, è chiaro, c'è apprensione. La gara sull'Emp non è una gara vinta in partenza, nel modo più assoluto, cioè, per quanto ci sono le condizioni per vincere. Però forse la questione delle sostituzioni, sì, forse indubbiamente andavano fatte un po' prima, al pareggio andava rimesso subito in gioco qualcosa, il perché non è stato, e questo non lo sapremo mai, probabilmente, stando alle dichiarazioni, lui vedeva che la squadra era in partita, probabilmente era convinto che la squadra potesse tranquillamente recuperare, quindi non sappiamo del perché sono arrivate così in ritardo le sostituzioni. Certo, sostituire mettere Lindstrom a 3 minuti, 4 minuti dalla fine, quando devi recuperare con alcuni calciatori che alla fine erano si nota stanchi, che non erano incidevano stanchi, più. Comunque non mi è dispiaciuto Lindstrom. No, come... è entrato bene. Ma quello è un gran bel calciatore. Quello è un bel calciatore. È uno che ha la fiammata, è uno che ha il numero, che può cambiare. Crea la superiorità. È proprio il calciatore che serve in certi momenti. È vero. E poi col senno del poi è tutto più facile. Ma ad esempio anche ieri una partita che sarebbe stata buona da impatto iniziale per Simeone e magari giocare a mezz'ora dalla fine Raspadori. No, ma pure per dare un attimo di respiro, per stimolare maggiormente Simeone. Perché avevano giocato sabato, giocano ieri, rigiocano domenica. Voglio dire, far rifiatare, alcuni calciatori sono praticamente crollati a 10 minuti, lo stesso Di Lorenzo a un certo punto. Questo Di Lorenzo che va su 30-40 volte in una gara, ha bisogno qualche volta di tirare un po' il fiato, insomma, in alcuni momenti probabilmente o va frenato o va sostituito. La gara di ieri, per esempio, a un certo punto poteva essere sostituito, perché era proprio stanchissimo, insomma. È vero. Noi siamo in chiusura, quindi non c'è tempo per un'altra telefonata, però è stata grande partecipazione questa sera, anche prevedibile, perché c'era voglia di commentare il momento, e poi da domani cominceremo già a proiettarci alla sfida all'Empoli, che è una sfida da prendere con le molle, come tutte in Serie A, maggior ragione quando affronti ragazzi giovani e talentuosi che vengono senza la paura, vengono per giocarsela. Senza, ma poi l'ha dimostrato in altre circostanze. Appunto, e bisogna stare attenti. Grazie ad Antonio Tajano. Grazie a te, buona serata. A voi per averci seguito, ai colleghi che hanno curato la parte tecnica. Vi lascio a Respubblica, appuntamento in prima serata da non perdere qui su Canale 8, e Linea Calcio torna domani dopo la seconda edizione di giornata del nostro TG. Buon proseguimento.